Amicitelefonia.net è il Samsung i200, lo smartphone che andiamo oggi a provare per voi. Non abbiamo a disposizione la confezione, ma solamente telefono e batteria, perché ci arriva direttamente in anteprima da Samsung Italia. Inseriamo la SIM nello slot che è posto al posteriore, inseriamo batteria da 1100 mAh, garantisce un'autonomia di un paio di giorni di utilizzo anche se stressato, quindi molto buona, e accendiamo il terminale. Il pulsante di accensione è posto superiormente, Windows Mobile edizione smartphone 6.1 montato su questo i200, una tastiera alfanumerica con un feedback da 5 stelle, davvero molto molto comoda, tasto home, tasto indietro cancella, il pad a 4 direzioni con ok, il tasto inizio fine chiamata e i tasti funzione. Sul lato sinistro abbiamo lo slot per l'accessoristica, quindi anche qui purtroppo, pur essendo Windows Mobile, non abbiamo lo standard mini USB, abbiamo le leve per il volume, mentre sul lato destro abbiamo lo slot per la micro SD a espandere i 25 MB di serie. Abbiamo anche il pulsante per la fotocamera che è posteriore e purtroppo ha soli 2 megapixel senza flash LED e senza autofocus, quindi parte fotografica in secondo piano. Ma vediamo come si presenta il telefono. Come vediamo, la schermata iniziale è personalizzata da Samsung. Questa cosa ci è piaciuta molto perché abbiamo a disposizione più schermate, perché Samsung ci mette a disposizione addirittura 4 o 5 possibilità di home diversa. Come abbiamo visto prima, quella che abbiamo usato si chiama Wiz Pro, ma abbiamo la possibilità, oltre a usare le classiche schermate di Windows, di usare una bellissima schermata a pannelli scorrevoli. Adesso ve la faccio vedere, torniamo sul Today, come vediamo cambierà e ci proporrà quest'altro tipo di schermata dove abbiamo una serie di pannelli con l'ora, con le chiamate perse, messaggi vocali, SMS o email, gli appuntamenti nonché le cose da fare, orologio, lettore multimediale e foto, dove abbiamo anche una piccola anteprima delle foto scattate col telefono. Quindi un altro tipo di Today che ci cambia completamente l'anima del telefono. Come ripetiamo, abbiamo altri tipi di Today, ma questi due sono i Today principali di questo i200 di Samsung. Torniamo al Wiz Pro, che ci sembra più funzionale anche da un punto di vista grafico, più divertente. Ma vediamo subito le funzioni peculiari di questo i200. Entriamo nel menu Start, abbiamo con la prima pressione una panoramica dei programmi usati più recentemente, mentre con la seconda pressione abbiamo tutti i programmi. Messaggistica, entriamo subito, proviamo a scrivere un nuovo SMS, eccoci qua, nuovo. Ho cliccato MMS, ma poco cambia perché volevo far vedere la velocità di digitazione con la tastiera, ovviamente assistita da un ottimo XT9, funziona molto bene e la velocità di digitazione è davvero molto buona grazie al feedback di questa tastiera che è leggermente gommata, così come leggermente gommata è anche la cover posteriore. Annulliamo il messaggio, ovviamente presenti le email, ovviamente in HTML, con una visualizzazione davvero molto molto performante. Abbiamo i contatti, l'agenda che si compone di attività, calendario, fusi orari, giorno X, molto interessante se vogliamo assegnare dei giorni a ripetizione, tipo compleanni o comunque date da ricordare, le note vocali, quindi il registratore vocale e la sveglia. Internet funziona piuttosto bene, abbiamo la possibilità anche di un ottimo lettore RSS, ricordiamo che il telefono è un tri-band UMTS HSDPA a 3.6 megabit per secondo, abbiamo Messenger e la possibilità di scaricare podcast. Vediamo un attimo il lettore RSS che ci è parso molto interessante, anche perché ci fa vedere una piccola anteprima delle notizie che vediamo sopra in lista.
Continuiamo con i programmi e andiamo alla multimedialità. La fotocamera, purtroppo, un po' la nota dolente di questo terminale perché è dotata solamente di 2 megapixel senza flash LED, quindi le foto da vicino come quella che stiamo per scattare hanno qualche problematica. Comunque salviamola sul display del telefonino che ricordiamo è un 320 pixel per 240 pixel, non abbiamo grossi problemi, ma li avremo se andremo a stamparla o a vederla su PC. Le impostazioni comunque sono moltissime, ovviamente abbiamo anche la possibilità di girare dei video a risoluzione massima di 320x240 pixel. Usciamo dalla fotocamera che ripetiamo non è il core di questo telefono. Le impostazioni ci consentono di variare tutti i parametri, ovviamente, del telefono. Abbiamo anche un file manager semplificato per i contenuti. Oltre al file manager classico, abbiamo la possibilità di andare a gestire, per esempio, le fotografie e i video. Come vedete, quando ci spostiamo tra una fotografia e l'altra, abbiamo una sorta di piccolo zoom. Se poi schiacciamo, entriamo dentro la fotografia che possiamo visualizzare anche a schermo intero e addirittura in orizzontale a tutto schermo. Quindi questa è una personalizzazione che fa Samsung allo standard di Windows Mobile. Abbiamo visto le foto, ovviamente possiamo gestire tranquillamente i video, suoni, note, i documenti e anche la scheda di memoria. Presente Office Mobile con il suo Excel, OneNote, PowerPoint e Word nelle declinazioni mobile. Abbiamo ovviamente il gestore file, perché quello di prima era un gestore file semplificato solamente per quanto riguarda la multimedialità, e negli accessori troviamo il flashlight che funziona molto bene, la calcolatrice, un convertitore, il cronometro, l'ottimo gestore dell'attività e lo smart search che ci permette di cercare in tutto il telefono una qualsiasi stringa di testo. Quindi noi digitiamo la stringa di testo, eventualmente diamo dei filtri e decidiamo che tipo di dati andare a scansionare e lui ci troverà quello che stiamo cercando. Funziona molto molto bene lo smart search, l'abbiamo provato in un paio di occasioni, cerca anche nel testo delle email addirittura. Abbiamo la presenza di giochi e del client Java che ci permette di installare Opera Mini per navigazioni veloci, Alice Mail per chi ha questo tipo di gestore, lettore di PDF e il video player. Insomma, un telefono che fa della usabilità davvero un plus. Come vediamo, abbiamo ricevuto un SMS, ci si è aperta una schermata sul Today per permetterci di leggerlo, quindi anche questo è molto comodo. Il tasto superiore ci consente di attivare rapidamente i profili, spegnere e bloccare il telefono o addirittura gestirne le attività. Purtroppo non abbiamo il wifi e nemmeno il GPS, quindi da un punto di vista prettamente funzionale e di caratteristiche tecniche siamo leggermente indietro, però la funzionalità da tutti i giorni, quindi proprio come telefono, è talmente buona che assolutamente ci sentiamo di promuovere questo Samsung. Ascoltiamo un attimo la chiamata. Attiviamo l'altoparlante. Allora, il volume non è altissimo e predilige le note alte alle note basse, quindi un pochino freddo anche come tonalità e anche dall'altoparlante integrato. Il segnale, la ricezione è nella media, l'unico appunto, è questo alle tonalità alte, che agli alti volumi possono disturbare chi ha orecchi parecchio sensibili. In conclusione, un telefono che fa della sua usabilità e soprattutto delle sue dimensioni, spessore contenuto in 11,9 mm, peso in 102 grammi, del buon display e della assolutamente fantastica tastiera, i propri core. Andrea Galeazzi per telefonino.net.